Lo dicevamo nei titoli del nostro giornale, il sindaco di Amatrice Pirozzi indagato per omicidio colposo per il crollo di una palazzina nel sisma del 2016. Lui si difende, dice: sono estraneo ai fatti, non riusciranno a distruggermi. Ci racconta Patrizia Senatore. Un avviso di indagine preliminari, che non significa colpevolezza. Mi sembra chiaro e lampante che qualcuno vuole distruggere un uomo, ma non ci riusciranno. Dichiara di essere estraneo ai fatti il sindaco di Amatrice e candidato presidente alla Regione Lazio nel giorno in cui viene iscritto nel registro degli indagati insieme ad altre 7 persone. L'accusa è disastro, omicidio e lesioni colpose per i crolli della palazzina in piazza Sagnotti 1 col sisma del 24 agosto 2016. 7 le vittime. L'atto scaturisce dall'inchiesta della Procura di Rieti sugli alloggi popolari danneggiati già dal sisma dell'Aquila del 2009 e dichiarati allora inagibili dall'ex sindaco. Secondo i magistrati, i lavori di ripristino non seguirono le norme tecniche di costruzione in zone sismiche e per questo, con le scosse del 24 agosto 2016, si sarebbero verificati i crolli. L'indagine è più complessa, non riguarda solo il sindaco ha una posizione estremamente marginale. Pirozzi avrebbe dovuto revocare prima di far rientrare gli abitanti di Amatrice in quel palazzo, avrebbe dovuto revocare l'ordinanza di sgombero. Una questione puramente tecnica. Ossia dire che l'immobile era ridiventato agibile, cosa che invece non era. A Pirozzi la solidarietà di molti colleghi. Il sindaco non può essere un bersaglio che risponde per gli effetti di qualsiasi calamità, dice Antonio De Caro, presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni.